Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo della magia blu, quindi andiamo avanti con i video dedicati ai colori della magia. La magia blu è chiamata anche magia psichica perché, a differenza di tutte le altre magie, ha una particolarità: non vengono svolti rituali di nessun genere, ma viene tutto praticato solo ed esclusivamente con la forza della mente e con la capacità di concentrazione. Infatti, il blu è proprio un colore associato alla mente che in qualche modo va a richiamare la caratteristica di questa magia. Perché chi la pratica riesce comunque con la forza della mente ad aumentare moltissimo la sua capacità di concentrazione, riesce a governare degli stati mentali e degli stati emozionali. Si parla anche di casi di telecinesi e di casi in cui ci sono addirittura persone che riescono con la forza della mente a creare delle illusioni. Quindi questa è una cosa veramente un po' particolare. In realtà ci sono tantissime persone in Oriente che la praticano, in Occidente è molto meno diffusa, anche perché è poco compatibile con lo stile di vita occidentale, in quanto richiede delle lunghissime ore di meditazione, una lunghissima preparazione mentale, una predisposizione. Ci sono persone che comunque rimangono immobili per ore a meditare, quindi insomma è una cosa che diciamo è poco compatibile col nostro stile di vita, mentre in Oriente invece è molto praticata. Come vi dicevo prima, la magia blu è anche collegata alla telecinesi e sulla telecinesi ci sono stati veramente tantissimi studi scientifici, alcuni di questi anche scollegati dal mondo della magia. Il caso più famoso è quello di una donna russa che aveva delle capacità telecinetiche che l'hanno portata a, diciamo, essere una cavia, perché alla fine è stata una cavia da esperimento e comunque essere al centro dell'attenzione, soprattutto negli anni 60. Questa donna si chiamava Nina Kulagina ed è una donna che ha veramente una storia, secondo me, un po' particolare. È nata nel 1926 ed è morta nel 1990 e la sua storia è davvero uno dei casi più misteriosi ai quali una spiegazione scientifica comunque non è stata data. Lei aveva delle grandi capacità di telecinesi perché con la forza della mente riusciva a spostare dei piccoli oggetti come bicchieri, posate, fiammiferi, piatti, cose di questo genere, però per farlo faceva veramente degli sforzi fisici sovraumani, perché lei raccontava che mentre faceva queste opere, diciamo, di telecinesi, aveva dei dolori lancinanti alla spina dorsale e la vista le si offuscava completamente, quindi era molto faticoso dal punto di vista fisico. Inoltre, le sue capacità mentali sono state considerate fino a 4 volte superiori alla norma. Su questa donna ovviamente ci sono stati tantissimi studi perché il fatto che avesse queste capacità aveva comunque incuriosito gli scienziati che l'hanno letteralmente usata come cavia da esperimento perché hanno fatto su di lei tutti i test possibili e immaginabili, tutti gli studi scientifici possibili e immaginabili, al punto che lei a un certo punto della sua vita aveva addirittura cambiato nome per nascondere la sua identità e per proteggersi un pochino sia dagli scienziati che dall'opinione pubblica, perché comunque aveva tutti i giornalisti puntati addosso. Il nome che aveva scelto era Nelia Mikhalova e l'ha mantenuto per un po' di tempo. Poi, tutte queste opere, diciamo, di telecinesi che lei aveva fatto, tutti questi esperimenti l'hanno comunque molto debilitata dal punto di vista fisico, hanno sovraccaricato tutti i suoi organi, al punto che poi ha cominciato ad avere numerose infezioni, numerose malattie. Negli anni 70 aveva avuto un infarto e quindi ha limitato tantissimo la sua attività. E poi ha smesso completamente negli ultimi anni della sua vita, però è stata veramente una donna che ha sofferto a livello fisico e a livello mentale perché davvero gliel'hanno fatto di tutti i colori e lei comunque si prestava anche a fare questi esperimenti in qualche modo, non so se veniva costretta o se comunque era una sua scelta, però a quei tempi la scienza di esperimenti alquanto discutibili ne aveva fatti parecchi. Inoltre sembra che oltre alla telecinesi fosse biocinetica, infatti durante un esperimento a Leningrado aveva volontariamente rallentato il battito cardiaco di una rana e quello era stato proprio un esperimento che le avevano fatto fare e pare che lei fosse riuscita a regolare questo battito.
Tutti questi esperimenti sono stati svolti da scienziati di fama internazionale, ma tuttavia il suo caso resta comunque un mistero perché nessuno è mai riuscito a spiegare come facesse comunque a spostare gli oggetti senza toccarli, quindi solo con la forza della mente, e come mai il suo cervello fosse funzionante a livelli estremi ed esagerati. Quindi in questo video diciamo che ho unito due cose, la magia blu e la storia di questa donna, perché comunque è estremamente collegata all'argomento, quindi insomma mi sembrava carino unire le due cose. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate la storia di questa donna e la magia blu. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.